direzione spirituale. Carissimi, vi avverto subito che la mia intenzione non era la mia intenzione trattare più diffusamente l'argomento, perché lo dovrò trattare in appresso. Qui mi limito a segnalare l'importanza di questo aiuto spirituale nella lotta contro le passioni e il demonio. Anche Padre Pio, nel suo difficile cammino di santificazione, è stato stesso la guida sapiente per le persone che si affidavano a lui. Lo so che ti sarebbe piaciuto essere tra quelle anime fortunate e viverli accanto, ricevere dalla sua voce gli orientamenti per la tua vita, fare qualcosa che gli riuscisse gradita. Ebbene, sai una cosa, ti dico, non rammaricarti inutilmente, perché ciò che non hai potuto fare allora lo puoi fare adesso. Vuoi sapere come? Comincia una vita di conversione. Lo so che tu dici che non hai nulla di male da accusare, di togliere, e che frequenti con assiduità le chiese, ti preoccupi anche di aiutare qualche bisognoso, ma non intendo parlare di ciò, bensì di una conversione totale che mette al centro di tutta la tua vita Cristo Gesù. Anche tu, che hai le preoccupazioni dei figli, del lavoro, della salute, devi impegnarti seriamente nel cammino della perfezione, cammino che non è semplice, giacché, oltre ad essere lento e faticoso, conosce crisi, ritardi, caduti. Di qui la necessità non solo dell'assistenza dello Spirito, ma anche della guida spirituale. Molte volte pensiamo che sia inutile aprire il proprio animo al direttore spirituale, anche perché la superbia è sempre in agguato per tapparci le ali. Riguardo al cammino ascetico di Sant'Agostino, egli afferma che è l'umiltà il fondamento della nostra santità e perfezione. Il primo passo è l'umiltà, il secondo passo è ancora l'umiltà, il terzo è ancora l'umiltà. Per quanto tu chieda, io darò sempre la stessa risposta, l'umiltà. Questa virtù dell'umiltà deve esercitare, e specialmente con il tuo direttore spirituale, se non vuoi correre il rischio che Satana ti distragga dal guardare Cristo e ti allontani da Lui. Padre Pio scriveva: mi sforzo di stare alle assicurazioni di chi tiene le voci di Dio. Obbedienza incondizionata al Padre spirituale. Di fronte all'obbedienza incondizionata di Padre Pio alla sua invincibile fede al demonio, non rimane altro che prendere come bersaglio lo stesso direttore spirituale. Difatti Padre Pio scrive: sembrami che questo infelice ce l'abbia più con lei che con me, perché vorrebbe privarmi della sua direzione. Nella lettera che invia al direttore spirituale l'8 novembre 1916 troviamo delle espressioni che possono tormentare anche il nostro animo. In tal caso, come il padre, dobbiamo far ricorso alla guida spirituale. Il demonio strepita, ruggisce assiduamente intorno alla mia povera volontà. Non fo altro in questo stato se non che dico con ferma risoluzione, sebbene senza sentimento: viva Gesù, io credo. Ma chi può dirvi come pronunzio queste sante espressioni? Le pronunzio con timidezza,
senza forza e senza coraggio e grande violenza devo fare a me stesso. Come Padre Pio cerca, caro amico, di venire fuori da tanta sofferenza interiore, dal dubbio, dalle vessazioni di Satana, con il ricorso al direttore spirituale con il quale confida con semplicità filiale le sue angosce e pene. Ditemi, Padre, è possibile, è compatibile mai questo stato con la presenza di Dio in questa mia povera anima? Non è forse esso un effetto del ritiro di Dio da quest'anima? Padre mio, ve ne prego, parlatemi ancora una volta con tutta franchezza e sincerità. Suggeritemi in modo come debbo comportarmi per non offendere il Signore e se vi è speranza per me che Dio faccia ritorno in questa povera anima. Le parole del direttore spirituale Padre Benedetto non tardano a gettare un po' di luce nelle tenebre del suo animo che si trova in mezzo a un roveto ardente. Il roveto brucia, tutta l'aria si riempie di nembo e lo spirito non vede e non comprende nulla. Anche i martiri credevano soffrendo. Il più bel credo è quello che si pronuncia nel sacrificio e uno sforzo di violenza. Quindi potete essere sicuro che Dio è contento di voi e che trova in voi la sua pacifica dimora. Amici carissimi, abbiate sempre fiducia in Dio. Dio è Padre buono, amoroso e trova tutti i pretesti, tutte le scuse per riempirci del suo amore.